Abbiamo letto sui giornali che questa si tratterebbe in questo caso di una decisione transitoria. Noi siamo abituati a dialogare tra istituzioni con i pezzi di carta, non con le interviste. E il pezzo di carta, io ce l'ho qua, è la delibera della Giunta, e la delibera della Giunta è chiarissima, cioè dice di chiudere questo terminal e di spostarlo a Magnina e di investire 620.000 euro per potenziare quel sito. Giunta Comunale di Roma Capitale dunque si accinge a chiudere un luogo simbolo dei centinaia di migliaia di abruzzesi che quotidianamente per vari motivi approda nella città eterna. L'autostazione Tibus della Tiburtina accoglie 600.000 persone al giorno, 8 milioni l'anno, e costituisce un punto nevralgico ed insostituibile perché posto in una zona della città che consente con estrema facilità di raggiungere il centro, la zona economica e commerciale, ma anche le università e gli ospedali. Con una delibera, peraltro poco chiara, l'amministrazione comunale decide di sopprimere quell'autostazione e trasferire il terminal nel quartiere Nagnina, ad almeno 40 minuti dal centro e senza agevoli collegamenti. Non si capisce la ragione e non si capiscono i termini. L'assessore Linda Meleo parla di soluzione provvisoria rassicurando gli abruzzesi, ma nella delibera non è specificata da nessuna parte la temporaneità del provvedimento. Intanto l'Abruzzo intero insorge. Politici, amministratori locali, parlamentari, società civile nei giorni scorsi in centinaia si sono ritrovati nell'area parcheggio dell'autostazione per manifestare contro questa decisione. C'è un danno per Roma, perché oggi la maggior parte di tutte queste decine di migliaia di persone ancora viaggia con mezzi privati. Una quota importante viaggia con mezzi pubblici. Nel momento in cui viaggiare con mezzi pubblici diventa così complicato, è ovvio che la gente tornerà a prendere la macchina, e questo tratto di autostrada, cioè diciamo il tronchetto sull'asse est della capitale, è già oggi il tratto più congestionato di tutta la viabilità romana. Se gli carichi altre migliaia di autovetture è chiaro che c'è un danno per la capitale, quindi proprio è una scelta sbagliata, e in più io sottolineo sempre che è una scelta strategicamente sbagliata, perché qua stiamo parlando di dove si dovrà collocare l'attraversamento trasversale dell'Europa meridionale tra i Balcani e la Spagna. Che attraverserà l'Italia lo può attraversare o sull'asse Livorno-Ancona, o sull'asse Napoli-Bari, oppure sull'asse Civitavecchia-Ortona. È abbastanza evidente che l'interesse di Abruzzo e Lazio sia che l'asse di attraversamento sia questo. Stare sull'asse di attraversamento consente vantaggi competitivi strategici enormi. Noi abbiamo già fatto una convenzione tra i due porti, abbiamo stabilito di collocare lungo quest'asse la nostra ZES, cioè la zona economica speciale. Cioè una scelta di questo genere è veramente una scelta sbagliata. È evidente che è una scelta sbagliata e mi auguro di cuore che venga cambiata. Un danno per l'intera regione, ma immaginiamo noi che danno per un ampio territorio come quello marsicano. Molti marsicani vengono a lavorare qui a Roma. Sindaco di Avezzano De Angelis, chiaramente la sua presenza qui è un segnale anche questo molto forte. Sì, guardi, sono due le cose inaccettabili. La prima è che sto cercando di avere un contatto con la giunta capitolina, un rappresentante di essa, da circa una settimana per avere dei chiarimenti, e nessuno si è degnato neanche di rispondere al telefono. Secondo, questo spostamento che impatta su un numero enorme di pendolari che vengono dall'Abruzzo andava quantomeno concordato in qualche maniera. I disagi sono tanti, quindi nella delibera si parla di una delocalizzazione ma non temporanea. Va trovata una soluzione tampone, assolutamente, perché portare i pendolari ad Aragnina significa allungare di altri 40 minuti il tragitto, che già di per sé non è tanto agevole, di circa un'ora e un quarto, un'ora e venti, che è necessaria per venire da Avezzano all'Aquila su Roma. Quindi è una decisione presa, secondo me, di gran fretta, non tenendo conto degli enormi disagi che comporterà queste persone. Dobbiamo trovare assolutamente una soluzione
momentanea. Siamo collaborativi al 100%, ma vorremmo quantomeno discuterne. Questo non è stato possibile neanche almeno in questa prima fase, il che non mi sembra proprio, anche dal punto di vista istituzionale, corretto. Non riusciamo ad avere contatti. Il Comune dell'Aquila ha lanciato una provocazione che è qualcosa di più di una provocazione. Noi da qualche tempo stiamo ricevendo i rifiuti di Roma Capitale, quindi i rifiuti che non sono capaci, che la città capitolina non è capace di smaltire di suo. In maniera solidaristica li abbiamo accolti nella regione Abruzzo e nella provincia dell'Aquila in particolar modo. Il sindaco dell'Aquila ha chiesto alla Raggi di ascoltarci, altrimenti prenderemmo delle decisioni diverse da quelle che abbiamo preso in maniera solidale fino ad oggi. Certamente questa ad oggi è una provocazione, qualcosa di più di una provocazione, ma non è accettabile un comportamento di un'amministrazione che sceglie, si chiude, non si confronta e soprattutto non dà la possibilità a chi vive quotidianamente questo tipo di disagi e questo tipo di servizi di poter dire la propria e di potersi esprimere in maniera collaborativa. Si è parlato di come l'Abruzzo abbia saputo mostrare solidarietà nei confronti del Comune di Roma nel così ricevere parte dei rifiuti, lo ha ricordato anche l'assessore regionale Massimo Valeriani, ringraziando ancora una volta in Abruzzo. Però giustamente Angelone, l'assessore di Sulmona, diceva non tutti sanno che i rifiuti li stiamo a prendere noi. Beh, questo ho dovuto ringraziare, che il passaggio l'ha fatto il Presidente. Il nostro territorio sta subendo spoliazioni sotto tutti i punti di vista, dal punto nascita al Tribunale, e questo è un altro schiaffo alla nostra città, la città di Ovidio. E quindi ho voluto rimarcare questo passo, che il sacrificio l'ha fatto l'Abruzzo, in modo particolare il nostro territorio, che non è stato cosa facile accettarli. E quindi sarà un impegno da parte nostra che, se non ci sono almeno delle aperture, almeno su questo punto di vista, i rifiuti a Sulmona non potranno arrivare. Presenta anche il sindaco della città più popolosa d'Abruzzo, quella di Pescara. Anche Pescara ovviamente ha importanti interessi per quel che riguarda l'asse Abruzzo-Roma capitale, quindi anche molti pescaresi potrebbero incontrare forti disagi da questo punto di vista. E mi sono sentito convocato in questo piazzale perché indubbiamente l'ipotesi di delocalizzazione del terminal bus significa complicare di molto le esigenze di spostamento veloce di tante persone che sono, insomma, tutti gli abruzzesi che dalla costa e dalle interne giungono qui a Roma. E contro questa ipotesi di delocalizzazione c'è un ampio schieramento trasversale che farà di tutto per sventarlo, in quanto la soluzione di Anagnina determinerebbe un pesante appesantimento negli spostamenti. E credo che noi siamo una regione, credo l'unica, che in dieci anni ha avuto due terremoti. Abbiamo un problema di spopolamento delle aree interne e dobbiamo garantire efficacia nel trasporto pubblico, che poi è anche il trasporto a cui si rivolge l'utenza più debole, che non ha alternativa, e quindi siamo qui per una buona causa. I sindaci dei grandi comuni abruzzesi, ma anche i sindaci dei piccoli comuni, Sborgia ha delegato per il comune di Cepagatti, c'è tutta un'area collinare abruzzese che potrebbe pagare lo scotto di questa decisione. Sì, molti nostri concittadini dell'area collinare, io ne conosco parecchi che vengono a Roma, purtroppo se qui alla stazione Tiburtina non c'è più il punto di scambio, si creeranno grossi problemi. Io conosco persone che lavorano all'INPS qui a Roma, che viaggiano tutti i giorni tranquillamente, partono alle 6 del mattino per stare a casa alle 4:30, alle 5 del pomeriggio. Riescono a conciliare il lavoro con la famiglia. Purtroppo, se dovesse avvenire questa grossa sciagura, si creerebbero grossi problemi, per cui non lo so se devono rinunciare a vivere nelle nostre zone per venire a vivere a Roma. È veramente per l'Abruzzo devastante, quindi protesta netta, istituzioni al lavoro. Io ho fatto un'interrogazione, sono intervenuta in aula, non mollerò questa battaglia, perché tra l'altro ogni volta che prendo l'autobus tutti i cittadini mi dicono Stefania, allora ci riusciamo, ce la facciamo. Sono giorni che sti poveracci sono tutti assillati da questo incubo del trasferimento. Noi parliamo di un'autostrada che ha bisogno di manutenzione e le cui condizioni sono quelle che sono.
parliamo da tempo di collegamenti con Roma su rotaie che possano in qualche modo favorire quelle zone interne che hanno già tanti problemi, e a fronte di tutto questo si decide di spostare l'arrivo degli autobus, che sono il mezzo di comunicazione, diciamo tra virgolette, pubblico più efficace per tante zone dell'Abruzzo, per rendere tutto più difficile. Se non è una provocazione questa, che cos'è? Al centro della protesta, una volta tanto insieme, mondo imprenditoriale e mondo del lavoro, entrambi danneggiati dall'eventuale trasferimento nell'isolata Nagnina. La mobilità sulla capitale è garantita esclusivamente attraverso gli autobus, che peraltro hanno, negli ultimi tempi in particolar modo, hanno potenziato enormemente i servizi. Oggi ci sono frequenze addirittura in alcune fasce orarie da servizi urbano, ogni mezz'ora c'è un autobus per Roma, per cui la mobilità è assolutamente garantita anche sotto l'aspetto qualitativo, oltre che dei costi, dal sistema delle autolinee. Noi da tempo stiamo facendo una battaglia proprio per quanto attiene al diritto al lavoro, al diritto allo studio, anche al diritto a curarsi nelle aree limitrofe a quelle dell'Abruzzo, e Roma rappresenta una di queste aree, diciamo, non solo Roma ma anche le sue periferie, e questo per noi attiene a un rispetto dei diritti essenziali, e nel diritto essenziale c'è il diritto alla mobilità, una mobilità che sia adeguata, dignitosa e con tempi di percorrenza giusti. Lo spostamento di questo hub è un attacco frontale, e io penso anche alla grande infrastruttura che sta alle nostre spalle, a una stazione Tiburtina che è piena di negozi, all'interno di quei negozi, di quei bar, lavorano delle persone, e se è stata così dimensionata è perché qui si è pensato nel tempo che vi potesse essere uno snodo. Spostare questo hub significa un attacco ai diritti dei pendolari e dei lavoratori, e anche un attacco a chi all'interno di questa struttura, alle nostre spalle, svolge il suo lavoro quotidiano. Le ragioni della Giunta Raggi nel breve comunicato di Linda Meleo. Riguardo la tua stazione Tiburtina, il percorso prosegue all'insegna della legalità. Nostra intenzione rimane sempre quella di mettere a gara il servizio e recuperare l'area del piazzale est della stazione per dotare la città di un servizio più funzionale. Nel frattempo abbiamo individuato l'area di Anagnina come soluzione temporanea, proprio per assicurare un nuovo hub intermodale per la città, un'area scelta in base agli studi effettuati da parte dei tecnici e degli uffici capitolini. Obiettivo finale di questo percorso, conclude la Meleo, è creare da una parte il potenziamento del nodo Anagnina, dall'altra di istituire una nuova autostazione nel piazzale est di Tiburtina. Ma in realtà, alla base della decisione, un contenzioso tra Comune e il consorzio Tibus che gestisce l'hub e del quale fa parte anche la società di trasporto locale abruzzese TUA. Roma è la porta principale per una regione come l'Abruzzo. Se si sposta in questo modo, veramente con notevoli disagi, perché la Nagnina ci complica un po' tutto, ma si aggrava il tempo di percorrenza che un utente che viene a Roma trascorre sui mezzi pubblici, e questo non può che pregiudicare il sistema. Alla luce un po' di tutto questo che sta accadendo, c'è un po' il sospetto che ci sia in qualche modo una sorta di resa ai conti del Comune di Roma nei confronti di questo consorzio, chissà poi per quale motivo? Ma la sensazione è questa, però io credo che il problema sia il danno oggettivo che viene creato a chiunque utilizza questa modalità di trasporto per venire su Roma, perché lo spostamento da qui ad Anagnina oggettivamente dal punto di vista trasportistico non ha molto senso, sì, quindi probabilmente è come dice lei. Ettore Pellegrini, architetto che per Tibus ha corredato il project financing per cercare di arrivare a una soluzione da questo punto di vista, sì. Ecco, in poche parole di che si tratta? Il project financing propone innanzitutto un apporto di capitale pubblico per capitale privato per dei servizi pubblici. Il progetto consiste in una piazza pedonale, cosa non prevista da nessuno degli strumenti urbanistici predisposti dall'amministrazione, in una riqualificazione della stessa stazione e soprattutto quindi in un contributo, diciamo, per la realizzazione di opere pubbliche necessarie. Il progetto è stato presentato ufficialmente in varie sedi, in varie occasioni, è stato ovviamente presentato in maniera ufficiale all'amministrazione, ma non ha mai avuto risposta.
come dire, la soluzione c'è, è a portata di mano e non si spiega perché questa invece idea di spostare tutto alla Nagnina. Non solo c'è a portata di mano, ma è soprattutto a costo zero per l'amministrazione. A sostegno della protesta, che potrebbe proseguire se dalla Raggi e la sua squadra non dovessero giungere segnali di disponibilità al confronto, anche molti romani, a cominciare dalla regione presente alla manifestazione con l'assessore Massimo Valeriani, ma soprattutto con diversi comitati cittadini, quelli della Tiburtina, composti da molti commercianti che in caso di chiusura dell'autostazione sarebbero condannati a magri affari, ed anche quelli della Nagnina, che stanno raccogliendo in questi giorni delle firme. Il trasporto pubblico e le vicende del referendum ieri possono essere lette anche in questo modo, debbono essere, diciamo, pensate nell'interesse dei romani e dei cittadini, e il pendolarismo che da fuori Roma entra in città, e parliamo di 600.000 persone che ogni giorno entrano ed escono da Roma, è un problema di tutti, e dobbiamo fare in modo che queste persone entrino ed escano tutti i giorni con i mezzi pubblici, perché se lo fanno in minima parte anche con le macchine diventa molto molto complicato. Pendolari provenienti anche dal Reatino in qualche modo, quindi il problema è un problema importante anche per la regione. Certamente c'è tutta una dorsale che arriva fino in Abruzzo, ma che ovviamente entra anche nel Lazio, e oggi ci sono anche molti amministratori di comuni del Lazio confinanti con l'Abruzzo che per le stesse ragioni sono preoccupati. Si parlava della solidarietà dei romani nei confronti di questa battaglia che oggi è portata avanti dagli abruzzesi, ma che appunto trova appoggio anche in molti altri. Elio Graziani fa parte del coordinamento dei quartieri del settimo municipio, dove insiste anche l'area della Nagnina, dove dovrebbe sorgere la stazione. Ecco, voi state raccogliendo firme perché questo non avvenga. Noi chiediamo un incontro urgente, l'abbiamo già formalizzato, alla sindaca Raggi e alla sua giunta, perché quella decisione che viene dall'alto, tra l'altro da quelli che praticamente parlano di uno che vale uno e 300.000 in questo caso non valgono nessuno, per poter affrontare questo argomento in termini di razionalità, perché quel nodo di scambio che è un ingresso alla città di Roma attualmente è già in crisi, è al collasso, perché non permette di accogliere non permette già oggi di far defluire il traffico, figuriamoci poi con l'aggiunta. Quindi siamo a fianco degli abruzzesi e dei pendolari in particolare, che si svegliano la mattina per arrivare a Roma a lavorare e che in questo caso dovrebbero ritornare indietro per poter andare, cioè aggraverebbero ulteriormente i tempi di percorrenza, eccetera. Quindi noi siamo qua stamattina a fianco della Regione Abruzzo e dei pendolari e denunciamo questo modo di procedere della Giunta, che su una questione di questo tipo non si prende neanche la briga di andare ad ascoltare chi praticamente questa situazione la va a subire. Giovanni Lolli adesso ha ricordato la generosità della Regione Abruzzo nel farsi carico di un problema delicatissimo che a Roma conosciamo molto bene, che è quello dell'emergenza rifiuti. Bene, Giovanni non lo ha ricordato, ma non c'è soltanto l'impegno dell'anno scorso. Noi qualche settimana fa abbiamo prorogato un accordo per consentire a Roma di alleviare questo problema, mentre questo problema dello spostamento era già avviato e c'era già un malessere tra gli abruzzesi. Nonostante questo, loro sono stati disponibili a dare una mano a Roma e a concordare con la Regione Lazio la proroga di altri mesi, pesantissimi mesi, per ospitare rifiuti di Roma in Abruzzo.